Don't break dancing.
Buongiorno a tutti, sono qui con Nero Bonaccorso e Massimiliano Di Stallo per questo Realmente Forti che si impone 4-3 su Runimed per la terza giornata del torneo ex alunni, arrivata alla terza edizione. Comincio da te, Nero, autore di una splendida tripletta, la volta scorsa tre scene di tuoi con una bella doppietta, grazie anche all'assist di Massimiliano qui al mio fianco. Sei un vero trascinatore, una squadra che gira, però raccontami cosa è successo dal 2-0 per voi, maturato subito nei primi 10 minuti, e poi successivamente vi siete fatti recuperare. Realmente Forti, un nome e una garanzia. Punto tutto sugli assist di Massimiliano Di Stallo, che purtroppo oggi sono stati pochi, però per le prossime partite sicuramente andrà meglio. Questa squadra comunque che è orfana di Gianluca Russo, eppure strapazzato in avversario. Certo, Gianluca Russo, Alfredo Smirni, presidente Di Stefano, insomma tanti assenti per infortunio, molti assenti oggi perché ponte di tutti i santi, insomma una squadra importante devo dire, poi ci divertiamo anche fuori dal campo, questa è la cosa più che conta di più secondo me. Potrebbe darsi che potrebbe verificarsi il rovescio della medaglia, magari quando torneranno tutti questi sarà un po' difficile inquadrarli tatticamente una volta che avete trovato voi i meccanismi giusti. Ma io credo che con i giocatori bravi sarà difficile non trovare l'intesa, ecco, e poi avremo più spazio per riposare, per scambiarci, insomma sempre con il sorriso sulle labbra. Va bene Nero, ti ringrazio. Grazie, per... grazie mille. Cedo la... Vi lascio il grande Di Stallo. Cedo la parola a Massimiliano. Massi, sei sempre un ottimo giocatore. L'anno scorso ti ho premiato come il miglior over 40 perché davvero fai girare la squadra. L'altro giorno ti ho chiesto quando tornerà Gianluca Russo, ci sarà magari un problema a livello tattico, ovviamente non umano. Come pensi di ovviare a questo problema? Ma probabilmente mi sposterò sulla destra, anche se teoricamente quando diciamo ci sono più giocatori tecnici la squadra dovrebbe girare meglio. Il problema è capire, cercare di trovare i meccanismi, gli automatismi e soprattutto cercare di essere più tranquilli in campo, perché oggi non lo siamo stati. Sul 2-0 è vero che abbiamo commesso tantissimi errori, non sono per niente contento di questa vittoria perché è una squadra la nostra da potenzialità enormi. Abbiamo un attacco fatto da Nello Bonaccorsi, Peppe Russo. Probabilmente soffriamo in difesa, soffriamo anche a centrocampo, abbiamo 46 anni e passa, quindi alla lunga ovviamente con i ragazzini si soffre poi, però una squadra che vuole vincere o vuole puntare a vincere secondo me deve necessariamente imparare a gestire la palla e gestire soprattutto il risultato, quindi bene, bene per i punti oggi, ma abbiamo giocato meglio la volta scorsa. Impeccabile in campo e anche al di fuori con questa tua analisi tattica, non avevo alcun dubbio, quindi ti ho lasciato parlare, quindi hai anticipato anche qualche mia domanda. Un'ultima domanda invece a proposito della difesa da te accennata, pensi che arriverà qualcuno o comunque confermate lo zoccolo dell'anno scorso e quindi di conseguenza non è sicuramente, con tutto il rispetto, una delle migliori difese? Ma quest'anno c'è stato l'inserimento di Claudio Galletta che oggi mancava e che fa pesare tutto il peso della sua esperienza e della sua classe, e quindi ovviamente con Claudio fra l'altro registra la difesa, i tempi per uscire, e francamente con Claudio non so... penso che con Claudio la difesa si sistemerà, non va bene così, dobbiamo avere più testa, dobbiamo imparare a gestire meglio il risultato, poi per il resto va bene. Va bene, va benissimo invece questa intervista con Massimiliano Di Stallo, carissimo, grazie mille di esserti concesso qui davanti. Poi, complimenti per l'organizzazione. Grazie. A dirlo. Grazie mille Massimiliano, da Francesco Patto è tutto, grazie a Unimed, arrivederci alla prossima giornata.